preliminari di un processo importantissimo. Il fratello di Smidagni non è sul bando degli accusati, però dona a fondo perduto un'ingente somma all'associazione familiari vittime di altri sindacati. C'è un'assemblea pubblica e si decide di impiegare questa cifra per sostenere le spese e assistere tutte le persone che andranno al processo, così che non spendano una lira. I soldi dei carnefici verranno usati contro i carnefici. Non è una battaglia facile, perché quei soldi sono sporchi. Non è affatto una battaglia facile. Però si decide. Raccogliamo le procure di tutti i catalesi, tutti. Perché catalesi? Perché i catalesi a oggi morti per amianto sono 1.800, di cui 500 quasi sono dati recenti per quelli che ha lasciato Diego, nell'ultimo quaderno della salute, che è penultimo nel 99. Poi dopo 13 anni ne facciamo un altro, tanto amianto per 13 anni è la seconda scorso che non si aggiornano più le statistiche, e questo fa capire in Italia quanto può fregare certa gente. Solo di 1.800 morti sono quasi 500. L'asbestosi è soprattutto una malattia professionale. Ci sono uno o due casi di donne che l'hanno preso, che erano uno sicuro, l'altro è discusso, che l'hanno preso. Il mesotelioma paradossalmente colpisce meno i lavoratori e colpisce più i cittadini. Il cittadino, qualunque, che viene a contatto con l'amianto, non prende l'asbestosi, che ti fa fare una vita di M, ma ti dà la vita. Il cittadino prende una data di scadenza. Questa data di scadenza può voler dire 20, può voler dire 15, 20, 30, 40 anni. Ma tu, nel momento in cui respiri con la fibra, ti si aggancia e hai una data di scadenza. E quando, in qualunque altro posto d'Italia, tu hai mal di schiena che altro, tu vai da un medico e ti dice 90% è un trattamento pleurico magari, hai preso una botta. A Casale Monferrato, quando hai mal di schiena, ti cadi sotto. Ti cadi sotto, veramente. Perché inizia per l'appunto col mal di schiena. Inizia per l'appunto con un trattamento pleurico. E tu sai che la giacenza, cioè, l'aspettativa media di vita è un anno e mezzo. Abbiamo il caso che con la vita è stato avanti 8 anni. Abbiamo il caso che con l'epoca sperimentale erano avanti 7 anni. Quindi credeteci, combattete se potrete. Ma la media non è quella, quelli sono eccezioni, perché purtroppo per quei casi lì abbiamo gente che resiste 6 mesi solo. Solo 6 mesi. Invece dobbiamo andare a scampo. Ancora 4 giorni fa, davanti a 3 ministri, ambiente, salute e un po' di lavoro, Terracini ha detto non c'è cura, inutile, l'unica cura è questo mese prevenire. E qui arriviamo a questo famoso picco. Questo picco è un po' ballerino in tutte le statistiche, si parla di 2015, si parla di 2020, si parla di 2030. Sicuramente è figlio delle schifezze della seconda metà del Novecento, quindi diciamo 2020-2025, ma 2020-2025 si stabilizzerà e poi ricomincia la scelta. Dice, l'abbiamo ancora per tanto. Torniamo alla nostra storia. Troppo infarto, altro. Torniamo alla nostra storia. Questo è il primo compleanno di Carlo. Carlo è nato nel 2008, nel 2009, primo compleanno, sta con i nonni, lo portano giù, le fanno vedere il paese natio, anche se lui è tutti costretti a casalesero, ma è dicendo dalle sostegno. Noi invece stiamo, credo. Perché io nel 2008 resto disoccupato. Avevo un contratto termine, iniziata la crisi, tutto il resto, ci diceva di essere ottimisti, però nonostante ero ottimista nel 2008, sono rimasto a casa. Succede. Vado a dare una mano in camera del lavoro. Vado a dare una mano in camera del lavoro dove si raccolgono tutte le sostituzioni per il processo. Volontariato. Però è un'esperienza bellissima. Perché a un certo punto ci troviamo di fronte a una cosa che è più grande di noi. Mi piace spesso citare un romanzo di Patrick Fogli, di Spericolata, che parla dell'amianto romanzando, una domanda che si fa. Patrick Fogli dice, quando un'organizzazione criminale procura un danno ambientale, si parla di ecomafia. Ma quando l'organizzazione non è criminale? Anzi, quando non dovrebbe esserlo, che è legalissimo. E quando l'ambiente non è solo inteso come la natura, ma comprende anche l'uomo, che cos'è?
È un genocidio, è una tragedia, che cos'è? Ecco, questo c'è. Se una cosa viene autorizzata ed è legale, ma ammazza della gente, allora va bene. Noi a questo ci troviamo alla vigilia del processo. A questo ci troviamo. Il 6 aprile c'è la prima udienza preliminare. Facciamo 7-8 pullman da Casale, partiamo. Logicamente la nostra è una città, cioè, l'attenzione mediatica che ci aspettavamo non arriva. Perché il 6 aprile molti di voi non sono, magari non se lo ricordano, è importante, all'Aquila succede quello che succede. Quindi a noi non ci si fila nessuno neanche l'udienza preliminare. Casale continua a stare in sordina. Avremo poi l'occasione di rompere i maroni in mezzo Italia. Questo è il secondo compleanno di Carlo, con tutti i suoi nomi. Nino non c'è più. Mentre suo padre è cresciuto senza poter giocare con suo nonno, lui praticamente non lo conoscerà mai. Perché anche se non ha mai lavorato gli etni, ha avuto la colpa di ispirare una figura. Nino non c'è più. Siamo nel 2009. Siamo nel 2009. A Lugio però vengono rinviati a giudizio Stefano Ismidaglio, il benefattore, e Luigi Capiere, che da 66 entra formalmente in Italia. La prima udienza è il 10 dicembre del 2009. E qui inizia un'altra storia. E qui inizia un'altra storia, che magari avrete anche sentito, e dalla quale ne voglio parlare. Questo processo va avanti 2 anni. Mi l'avevo detto però peggio di noi, ma io non capisco. Devo parlare della mia storia con un pesante. Finalmente, dopo 6 anni, abbiamo un processo che mette, finalmente trova i responsabili di un disastro ambientale e della morte di una marea di persone. Ma soprattutto noi, Casale Monferrato, riconosciuta città vittima del pianto, finalmente avremo giustizia per tutti gli ospedali che non ci sono più, che hanno avuto solo la colpa di respirare. Niente fine. No. Il filantropo, va dal nostro sindaco in estate, zitto zitto, nessuno sa niente, e dice: sindaco, io sono filantropo, io ti do poi 18 milioni di euro e tu mi ritiri di parte civile della città. A Pilato. Non esiste più nel processo. Casale Monferrato, città simbolo di morti d'amianto, viene tradita dal primo cittadino di Casale Monferrato. È incredibile. È incredibile, ma noi a Casale siamo così. La cosa è pissi pissi babà, non viene pure sui giornali, d'estate, niente. Noi veniamo a saperlo dove? Mettendolo su Repubblica Torino e Stampa, dei giornalisti stanno parlando. I nostri consiglieri di opposizione non siamo accorti di niente. A posto. Quindi ce n'è per tutti, eh. Ce n'è per tutti. Infatti ce n'era anche con loro, cazzo. Niente, la cosa monta. Mani, stiamo valutando se però si potrebbe fare, i soldi sono importanti, si potrebbe bonificare, fate così che servono la città, parchi. Cioè, tu stai barattando 1800 morti con i pazzi. Compensazione. Però succede che questo mo... Cioè, ma io... C'è anche bugia a Casale, però quando ci cattiamo, ci cattiamo. Il 16 dicembre, preparatevi, la novena, regalo di Natale, consiglio comunale con un bel atto di diritto aggiunta, per poter accettare il codice filantropo. Noi la prendiamo sportivamente. Noi rimaniamo al comune. Il comune è casa nostra. Siamo ovunque, sono venuti fuori da fuori Casale perché hanno capito che non è solo una cosa di Casale, credo. Non è solo una cosa di Casale. La giustizia è di tutti. Cioè tu non puoi, primo cittadino della tua giunta,
barattare 100 anni di storia, 1800 morti, gente che fa attivismo e si fa culo così contro tutto e tutto da 40 anni. Il fatto che abbiamo siamo riusciti a mettere su un processo che ne parlano in tutto il mondo, ma quella arena la Juve costa di più. Cioè, beh, ve ne rendete conto per cosa ci metterà? Per 18 milioni di euro. Siamo tantissimi. Il Consiglio Comunale è interrotto più volte. La Presidente Bocca con quella campana non capisce più niente. Sospendete! Ma c'è un salone completamente pieno, il cortile è pieno, la via è piena, di uno sono qualunque, venduti, vergognatevi, cioè è un'atmosfera surreale. Dentro non riescono a sentirsi col microfono, dentro la strada e i pochi sono riusciti a entrare, hanno subito invito, quindi tutto il resto della città è fuori, ma non riescono a parlare. Continuiamo, logicamente il Consiglio Comunale è stato convocato per le 9. Logicamente è dato un forte segnale, vanno avanti con le dichiarazioni di voto e tutto il resto. A una certa ora, tipo l'1, il 2, notte, l'1, molti iniziano ad andare anche a casa, comunque è simbolico, noi abbiamo protestato, vedremo cosa si può ancora fare, però a un certo punto non possiamo fare niente, noi siamo solo cittadini, sono loro che ci governano, cosa serve stare qua? E qui facciamo il primo errore. Qui facciamo il primo errore, da questo errore però impareremo tante cose. E adesso vi dimostro perché facciamo il primo errore. Nel momento in cui noi stiamo tutti uniti. Fammi un attimo adesso.
porta il consiglio comunale e vengono chiuse. Siamo rimasti in posto, non serviva niente, no? Finché eravamo rimasti tutti uniti, noi cittadini, avevamo comunque pesato sul consiglio comunale. C'era una massa critica, una pressione che metteva in difficoltà massima tutte le persone che erano lì dentro. Nel momento in cui siamo rimasti in pochi, era tutta la terra che invocava le forze dell'ordine per far sgomberare. È stato fatto. La gestione delle forze dell'ordine sulla terra è stata molto intelligente, io lo voglio dire, perché subirono delle pressioni incredibili, chiesero di sgomberare già intorno ai 9-10. Però quello che mi disse un poliziotto, 20 minuti dopo, gli disse, ma ragazzi, ma ve le rendete conto, non ha senso. E poi poliziotto mi disse, però, finché eravate tutti qua, eravate tutti compatti, c'era tutta la popolazione, noi diciamo, non ci sono le condizioni. Nel momento in cui siete rimasti posti, non potevamo più dire che non c'erano le condizioni, ai contigui solleciti di sgomberare. Questo ci ha fatto capire che dovevamo stare tutti uniti. L'abbiamo capito. Però alle 4 di mattina, tra i nostri insulti, di quelli che eravamo e tutto, escono. L'atto di diritto è approvato. Qualcuno gli voglia aggiungere 5 euro, qualcuno gli urla dietro. A questa parte ma se ne vanno. Tranne uno che prova a ridere, ma c'era tutta l'Igos e polizia, quindi cioè, erano tranquillissimi. Il sabato è terribile, cioè ci mettiamo le ferite, ci telefoniamo, ci chiede cosa si deve fare, cosa non si deve fare. Insomma, sabato e la domenica sono bruttissime. Ci sentiamo sconfitti, ma non ci vogliamo rassegnare. Paradossalmente, mentre per la vostra battaglia il tempo più si dilata meglio è, più ritardate gli espropri, più mandate via il coach, tutto il resto, è meglio, noi invece dovevamo giocare contro il tempo. Dovevamo trovare qualcosa, trovare una soluzione. Ci voleva qualcosa che ci svegliasse. Questa cosa succede lunedì sera. Succede lunedì sera. E lunedì sera il buon Greg Lerner ha una trasmissione che è portata su un fattino attivo, più di tutto il resto. Però il buon Greg Lerner sta a Oderengo Grande, che è un paesino della Macerrina, vicino anche a Casale Monferrato. Quindi gli arrivano gli epici questa storia di cui io dico. Allora, lunedì sera, Gasler li invita a Milano, in studio, il sindaco di Casale. La popolazione di Casale dice no, stranamente, la prima cosa dice no, noi non veniamo fortemente. Se volete, noi siamo di Casale. Quanti sta voler prestigiare per un territorio? Quanti non vogliono lasciare? Loro sono da Casale, il collegamento avviene da Casale Monferrato. E quando c'è qualcosa di particolare? La signora Romana, che è un po' la memoria storica di questa associazione, c'è io? La signora Romana, mi avrete sentito parlare, mi avrà fatto due palle, questa passionale, ha perso 5 familiari, ha perso il marito, ha perso la sorella, ha perso la cugina, ha perso la figlia. Questa donna ha 83 anni, e io ho visto la metà delle palle che quella donna si sentirei già un uomo fortissimo. Questa donna quella sera fa qualcosa che fa scattare tutti noi qualcosa. Mi faccio vedere. Sono piccole cose. Volevo forse... Ci sono, ci sono. Buonasera. Buonasera. L'applauso che l'accoglie dice chi rappresenta per Casale Monferrato questa donna. Quindi, tanto di potervi permettere di chiedere l'età. Ho 82 anni, quasi 83. Ecco, so che lei a Torino al processo c'è andata e come? Tutte le volte che c'è state le udienze, tutte. Domandi al signor sindaco quante volte ho dell'obbligo. Ho dell'obbligo per... Due volte e nessuno dei suoi assessori non si è mai presentato neanche una volta.
Si ricordi, signor sindaco, che lei fa una figura veramente vergognosa. Voglio chiedere alla signora Romagna, perché è giusto che lo sappiano i nostri telespettatori, perché lei è parte civile del processo. Quante persone ha perduto a causa dell'alianza? No, vi prego. Mi state mettendo in difficoltà la signora Romana, alla quale ho chiesto... Sono... Grazie. Sono parte civile perché dall'82 sto combattendo. Mi è morto mio marito che era l'unico lavoratore della Eterni. Poi ho perso una sorella che aveva solo 59 anni e poi è morto suo figlio di 50 anni. Ho perso una cugina anche cittadina per l'amianto e 7 anni fa, ancora cinquantenne, mio nipote è morto il 10 di dicembre del 2003. Mia figlia non era ancora ammalata ed è mancata nel agosto del 2004. Quindi io ho perso 5 familiari, tutti a me cari, come tutti gli esponenti di Casale che hanno perso tanti familiari e tante famiglie hanno perso più di uno o due familiari. E sono tutti, lei ha nominato un momento fa, che giustamente le ha chiesto che sta dividendo i cittadini. Si ricordi, signor Sindaco, che siamo più tanti noi dei vostri. Questa è una lotta politica. Siamo tanti.